ci seguono da casa. Ciao Maruccio, ciao, 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 ciao. Allora, e adesso abbiamo la prossima rubrica dove si parla di gadget. Yeah, dai, non è male, abbiamo fatto il primo collegamento vero, da quando abbiamo questo esperimento show. Il primo collegamento vero, no, ne abbiamo fatto un altro in studio, ma era un esperimento. Questo è proprio il tipico collegamento, la tipica intervista. Allora, vi parlo di alcuni gadget. Il primo è questo, niente male, in sostanza è un cubo di Rubik, ma per non vedenti, con il Braille. Che bello, è un gadget bellissimo, è vero? Cosa ne pensate? Mi fate un ditone se vi piace. Non è male, è vero? Vai! No, mi piace veramente tanto questa cosa qua. E un altro gadget di cui voglio parlare è questo. Allora, avete sentito che sono usciti i nuovi AirTag della Apple, no? Ma prima c'era appunto Tile e c'era anche, oddio, questo non l'ho mai usato, però anche, ce ne sono di altri modelli, no, in generale. E cosa accade? Che in sostanza è cambiato qualcosa di importante. Vi spiego perché, perché non è nota questa cosa a mio parere, cioè non è stata chiarita dagli articoli che ho visto. Mi speravo se ne parlasse bene, allora ho detto aspetta che provo a spiegarlo io, anche perché peraltro essendo prodotti commerciali lo posso fare solo qui, no? Che è casa mia, come dire. Certo che non mi paga nessuno, voglio dire, non prendo soldi per parlare di queste cose. Però è solamente perché ovviamente sono più libero, no? Rispetto ovviamente a essere a casa di altri. E dal punto di vista di prodotti commerciali, ovviamente. Anche per le regole, le leggi, eccetera. Allora, il Tile, che è quell'altro, quello lì alla vostra sinistra, è quello che usavo io prima, cioè oggetti, tag, quindi pezzettini di plastica, se vuoi, per semplificare, utili a trovare oggetti. Quindi quando tu perdi un qualcosa che ha attaccato quel tag, ok, in teoria lo ritrovi. In realtà il sistema che c'è dietro, nel mondo ad esempio del Tile, funzionava più o meno così, ovvero lui riesce a parlare, cioè il tuo telefono riesce a comunicare con quel tag, quindi quel Tile, nel caso del Tile, quando è in zona, quando è a portata Bluetooth, insomma quello che di solito sappiamo fare quando ascoltiamo la musica, no? Cioè se ci allontaniamo troppo con la cuffietta smette di andare. E questa era la tecnologia che veniva utilizzata. Ma poi non si ferma, quindi cosa vuol dire? Che se lo perdo lontano dal mio telefono, lo perdo in un'altra città e cambio città, l'ho lasciato lì, come faccio a sapere che è lì? So che è lì perché se per caso un'altra persona con un'altra applicazione Tile, cioè lo stesso sistema, è vicino a quel dispositivo, il network mi avvisa, ok? Quindi via internet mi dice che, ma lui non riesce a parlare e comunicare con internet. Mentre Apple ha fatto due cose innovative in questo senso. Prima di tutto, il network è di chiunque abbia un telefono Apple, quindi è veramente tanta roba, no? Non proprio chiunque, chi ha gli ultimi aggiornamenti, ma diciamo che molti, quasi tutti. Quindi vuol dire che anche se io lo perdo in posti strani, lo ritroverò perché lui, il signor Pino, che si trova a Roma, che passa a fianco al mio tag che ho perso, alla mia borsa che ha dentro qualcosa che ho perso, il suo telefono lo riconosce. Non, lui non deve fare nulla, Pino, neanche si accorge di dover fare qualcosa, ma il suo telefono comunica col mio e mi dice guarda che il tuo tag è in quella posizione lì a Roma. E quindi aumenta enormemente il network. Seconda cosa, con il nuovo microchip che ha messo dentro, a radiofrequenza è in grado di essere molto più preciso nell'identificazione dove si trova, non serve necessariamente usare Bluetooth per poterlo riconoscere, quindi anche uno per esempio con Android si avvicina e può sapere non di chi è quel tag, ma perlomeno può avvisare il proprietario in modo sicuro di questa cosa. In più hanno aggiunto una serie di cose di sicurezza, cioè se io te ne metto uno nella borsa e ti voglio fregare per seguirti e non è collegato al tuo telefono, ti dice guarda che c'hai un tag di qualcun altro che ti segue da un bel po'. Ecco, volevo darvi queste informazioni perché non sono, come dire, alcune di queste probabilmente sono passate, altre un pochino meno, ma ritenevo che fosse importante raccontarvi e spiegarvi la rivoluzione che ha portato Apple in questo caso con questo prodotto. Io ne ho comprati un po', infatti.